Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, bentornate e bentrate in un nuovo video tag. Allora, questo è un tag in cui sono stata taggata da Maria, allora Mary, aspetta un secondo perché non mi ricordo. Allora, Maria Marinella Esposito, quindi ci tengo a precisare che sono stata taggata da lei. Il tag consiste in conosciamoci meglio, video tag. Dunque, prima domanda è, allora vediamo un po', quando sei nata? Allora, io sono nata il 28, 10/88, ovvero il 28 ottobre 1988, quindi sono coetanea di Maria Marinella Esposito. Ho 33 anni come lei, quindi nulla. Allora, seconda domanda: chi ti ha invogliato ad aprire un canale YouTube? Allora, devo dire la verità, mi ha invogliato che prima era un po' per la musica, come ripeto sempre, e un po' perché vedevo un sacco di YouTuber fare video di bellezza, cosmetica, tipo cura della persona e via discorrendo. E io ho avuto l'intenzione anche io, perché no, siccome seguivo da prima Gloria Fair e poi per prima Clio Makeup, e così ho avuto l'iniziativa di aprire un canale, così tanto all'inizio non sapevo neanche io cosa volevo fare. Ho detto: apriamo un canale YouTube a vedere cosa succede, se riesco a come dire, se riesco avere qualche incentivo a più di essere più e imbellettarmi meglio, spronarmi a imbellettarmi meglio, a imbellettarmi, si fa per dire, insomma, cercare di essere più, come dire, più curata la persona, perché io sono pigra nel curarmi, devo, sì, per carità di Dio, mi curo, mi prendo cura di me stessa, ma non abbastanza come quando non avevo prima un canale YouTube. Prima di avere un canale YouTube ero un po' più pigra, non molto, appena appena, un pizzichino. Adesso, da quando ho aperto YouTube, mi sto curando molto 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 di più. Non so perché, non c'entra YouTube, ma secondo me è perché mi piace molto la cura della persona, ma soprattutto avere più, come si dice, più confidenza con la cura della persona. Non so come spiegarmi. Sì, più rispetto della mia persona, ecco, fatto. Non che non l'avessi prima, ma però adesso ho più, come devo dire, più incentivata a curarmi di più. Ecco tutto. Poi, ho detto anche troppo, ma vabbè. Poi, il canale l'ho aperto per questo motivo, perché mi piaceva molto, non solo conoscere le persone, ma anche la cura della persona, il trucco e via discorrendo. Poi, qual è il tuo difetto più brutto? Insomma, vediamo. Ce ne sono tanti. Il difetto più brutto non è solo che sono permalosa, più che altro non mi voglio tanto scocciata da nessuno, perché se gli altri mi chiedono più volte la stessa cosa o ritornano più volte sullo stesso argomento, ma qualsiasi cosa mi succede intorno, non mi voglio seccata, perché se mi seccate io divento una belva, divento brutale e bestiale, perché comincio ad arrabbiarmi come se non ci fosse un domani. Quindi non mi dovete scocciare, se no io scoccio gli altri rispondendo male. Quindi questa è la mia risposta. Sì, sono permalosa, ma non mi voglio tanto, come si dice qua in Sardegna, infarata a beddu, ovvero scocciata molto, perché se no ce n'è anche per gli altri, ovviamente. Certo. Poi, allora, quarta domanda, dove è finita? Come sei vestita ora? Come ero vestita ieri, sono vestita oggi, ovviamente. Allora, pantaloni se li ho cambiati, ovviamente, perché per stare in casa dipende quello che voglio fare. Utilizzo questi.
E se no, per uscire o utilizzo questi o utilizzo altri pantaloni che ho di là, ma come vedete sono vestita così. Ecco qua, vedete? Questa è la maglia che avevo già da ieri per andare al Camposanto e alla Santa Messa. Come cappotto utilizzerò sempre quello che vi ho fatto vedere ieri e null'altro. Poi, cosa cambieresti del tuo aspetto fisico? Nulla, perché mi piace così come sono. Non cambierei nulla, dovrò fare come Maria Marinella Esposito. Non cambio manco io nulla perché mi piace così come sono. Se cambio qualsiasi cosa di me, sono finita. No, non ce n'è bisogno, anche perché non è bello cambiare qualche cosa del tuo corpo. Ormai il Signore ti ha dato una cosa, no? Gesù ti ha dato il corpo così come ce l'hai, la natura te l'ha fatto così, così te lo devi tenere. Non mi sembra giusto che ogni cosa che hai del tuo corpo la vuoi cambiare, così come sei ti tieni. Poi ognuno è libero di fare come vuole, di cambiarsi naso, farsi la faccia, rifarsi le labbra, il naso, quello che si vuole, ma io principalmente mi piaccio così per come sono, da sempre, da ora e da sempre. Già. Vabbè, da sempre no, perché all'inizio anche io volevo cambiare qualcosa nel mio corpo. Che cosa, per esempio? I denti non sono il massimo, ma piano piano cambierò qualche cosa. Tipo, i denti dovrei mettere l'apparecchio, ma prima devo sistemare qualcosa in bocca, cioè togliere un dente e poi potrò mettere l'apparecchio e allora avrò i denti tutti ben dritti. Per adesso non se ne fa. Devo prima fare una bella pulizia in bocca dei denti da curare, poi togliere un dente, come ho appena detto, e poi si potrà piazzare l'apparecchio in bocca. Stop! Altro nulla, non cambio nulla della mia persona, del mio corpo, perché io sono certa, anzi sono più che sicura che mi sta bene così, come sono messa io in questo momento. A parte le ombre e la schiena, che per carità, ma vabbè, quello non ci posso fare niente. Devo fare più sport e stare più in salute, ma quelli sono altri discorsi. Comunque, allora, se sì, cosa? Allora, ti ho risposto qui. Che panino preferisci del McDonald's? Che panino preferisci del McDonald's? Allora, preferisco il cheeseburger. Cheeseburger è buonissimo. Però anche i panini non li disdegno. Basta che mangio, sono contenta al McDonald's. Patatina, burger, buonissimi. Poi, di sicuro verrà a commentare mio padre, già si scommetto, sotto sto video. Allora, poi, allora, dove sono finita qui? Settima domanda, mi pare di sì. Qual è l'ultima cosa che hai comprato? Allora, l'ultima cosa che ho comprato in questi giorni o nell'ultimo mese? Non mi ricordo, ragazzi, sappiatelo che non mi ricordo nulla perché compro tante di quelle cose quando mi avanza qualche soldino che non mi ricordo più quando l'ho comprato, quindi si salvi chi può. Vabbè, comunque non ho comprato molte cose ultimamente. Allora, a parte un cavalletto per fare luce nei miei video, che poi lo uso una volta di papa o qualche volta, come ieri che l'ho utilizzato, già l'avete anche visto dalla luce che mi veniva davanti a me. Oppure, che dire, ho comprato anche una cover che tanto non la sto utilizzando perché alla fine il mio telefono è sempre spoglio, ma vabbè. Poi, che ce l'ho adesso in sala, in un cassetto. L'ultima cosa che ho comprato è un cavalletto per fare i video, null'altro. È una ring light, mini ring light. Poi, cos'altro dire? Cos'altro leggo qui? Qual è il tuo film preferito? O il tuo telefilm? Vabbè, io dico film. Non lo so, come posso dirvi? Non ne ho idea, ragazze, non mi viene in mente nulla. Boh, io stavo pensando, no, la vita è bella, no, perché è troppo malinconico, direi sì. Però
Più che altro, Via col vento. Via col vento è bello, ma anche lì è un po' malinconico, ma scelgo quello perché ho una mamma per amica. Non lo so, vabbè, io dico il mio preferito è una mamma per amica perché è troppo bello, ma i Friends lo è ancora di più, perché i Friends sono conosciuta sia con i Friends quando ero adolescente che con streghe. Vabbè, c'è un po' vedere che è meglio. No, dico così perché è la verità. Allora. Dunque, dove sono arrivata? Quale televin segui o seguivi? Allora, ripeto la stessa risposta di prima. A volte Streghe quando ero adolescente, a volte Smallville di Clark Kent, o sì, di California. Non so se ricordate quella serie televisiva di tanti anni fa, sarà 2003 o 2004, non mi ricordo più neanche io. Sì, Smallville, Streghe, anche Grey's Anatomy, Una mamma per amica e tante altre. Dipende, andava a stagione o a periodi, come suol dire. Tante volte c'era anche un medico in famiglia, dipende. Una volta ho guardato più di una volta Elisa di Rivombrosa, che la stanno anche passando ogni tanto adesso. Elisa di Rivombrosa, chi non si ricorda di quella? Poi, qual è la tua attrice preferita? Ecco, qua mi piace più questa domanda. Sabrina Ferilli, mamma mia, troppo top. Poi, come Sabrina Ferilli, che altro c'è? Sabrina Ferilli e poi non ne so altre ragazze perché ce ne sono tantissime, ma la mia preferita è lì. Anche però chi altro c'è? Non mi viene in mente, vabbè. Nulla. L'attore più bello. L'attore più bello. Qua potrebbe. Qua qualcuno potrebbe mozzarmi le mani per non dire la voce, vabbè. Io direi di Gabriel Garco, ma neanche. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio è bello, dai, ma non è bello così da che bello, wow, top. No, vabbè. No, perché non sono di quegli anni là da piacermi così tanto Leonardo DiCaprio. Non è bello così tutta sta gran bellezza, ma non è neanche così brutto, dai. Una via di mezzo, metà per metà. Bello. Adesso ci saranno fan che mi metteranno tanti dislike, fatelo pure, ma ognuno ha le proprie preferenze. Vabbè, Gabriel Garco è bello, però ce ne sono altri. Chi potrebbe essere il più bello degli attori hollywoodiani? Non lo so, vabbè ragazzi, ce ne sono tanti. Adesso non me ne viene in mente altri. Comunque, non mi linciate, ma Gabriel Garco è carino, dai, su via. Lo so, sarà gay, non sarà gay, non so se crederci o meno, ma è bellino, dai, su via. Poi, tagga che vuoi. Allora, se ti proponi tag. Ah, qua c'è scritto di taggare. Sì, allora io taggo. Aspettate, che posso taggare il canale della Pirottina, ovvero Stefi. E posso taggare anche volendo Ivana Quartuccio Ruggero e un'altra che mi sta veramente a cuore, ovvero. Vabbè. Volevo attaccare un'altra persona che non mi viene in mente. Ah, sì, Elisa Style, My Style, se non mi ricordo male. Elisa, My Style, Ivana Quartuccio Ruggero e il canale della Pirottina. Nulla. Basta, ragazze, questo è finito il tag. Il tag lo lascio libero perché anche se ho taggato lo lascio ancora più libero. Perché chi lo vuole lo fa, chi vuole non lo fa. E anche se ho taggato persone, io vi ringrazio tutte di cuore. Ovviamente ribadisco, mi ha citata in questo tag Maria Marinella Esposito, che è la mia coetanea, ovvero ha 33 anni come me, e noi ci si vede in un prossimo video, o domani o anche dopo questo video. Ciao.
Un bacio. Se vi è piaciuto questo video abbastanza impegnativo, ma bellissimo perché divertente, mi sono divertito a mondo. Mettete un bel like, commentate e perché no, se vi fa piacere, iscrivetevi a questo canale composto, educato, ma soprattutto molto pacato, come si suol dire, molto leggero, come si suol dire, sì, pacato, garbato, come si suol dire, nulla. A presto, ciao, un bacione, buona vita a tutte.